Settima giornata del campionato di Serie D, 3000 al San Filippo, giallorossi a caccia della quarta vittoria consecutiva in casa contro il Paternò. Inizia abbastanza bene l'ACR con questo scambio fra Corona e Maiorano, palla sul sinistro, il centrocampista però trova la deviazione del portiere. Messina con due punte e Leon alle spalle di Corona e Croce. Leon la mette in mezzo, c'è il buco di Orefice con Croce che è spaccato, una prima volta colpisce la traversa, la seconda manda alto, sospetta posizione irregolare, ma era una ottima chance per Croce. La risposta del Paternò di Pippo Strano, il destro violento alato di Mandarano, uno dei due attaccanti, l'altro è Mastro Lilli. La partita scivola via senza troppi sussulti, Leon trova una buona posizione a destra, corre tutta la corsia, la mette in mezzo, ancora Orefice che fa buona guardia, forse toccato da Maiorano, va a terra, l'azione prosegue, Bucolo, il suo girapalla per l'arrivo di Stefano, che dalle retrovie fa partire poi questo traversone con la ottima torsione di Croce, che non è fortunato nella circostanza e finisce a lato. Nella ripresa cambia qualcosa Catalano, fuori Croce, dentro Cocuzza, rinnova il trio d'attacco. Un minuto più tardi però è il Paternò a farsi notare con questo tiro di Zumbo e la parata di Lago Marsini. 24esimo minuto, c'è il break da parte ancora del Paternò, Mastro Lilli prova il gran gol dai 45 metri, trova però ancora il portiere giallorosso ad alzare sulla traversa. Azione contestata da parte dell'ACR, questa con l'azione decisiva di Leon, torna in possesso di palla Maiorano, ancora lo scambio Maiorano, Leon, questa volta Leon scambia con Cocuzza, va dentro Leon, cade a terra, non c'è calcio di rigore e soprattutto era posizione irregolare non di Leon ma secondo l'arbitro di Maiorano. Punizione alta di Mandarano e la chiusura del tempo è addirittura di Marca Etnea, con questa bella azione di Troglio che va fin sul fondo, supera un avversario, la mette in mezzo e il giovane scapellato con il sinistro rischia il gol del KO per il Messina. Finisce 0-0 al San Filippo, qualche fischio per l'ACR che davanti sicuramente non ha giocato come avrebbe potuto.